Senti, visto che si parlava prima dei camp che ci saranno alla Blockfest di quest'anno, si sa già quali saranno? Hai qualche notizia? Ci sarà come ti ho detto, uno dei più grossi, il Food Camp, sarà gestito da Cipolle, Laria Mazzarotta, credo anche Laura Comoglio, e ogni anno il Food Camp è stato una delle cose che hanno attirato di più. Parte del Food Camp si svelerà anche in un gemellaggio con il Festival Euro Chocolate, per cui a bordo lago ci si potrà abbuffare di Nutella prendendo il sole, magari non insieme, che non credo sia molto salutare, però insomma si possono fare tutte queste cose. Poi ci sarà il Wikipedia Camp, organizzato da Auro, quindi a lei a cui bisogna rivolgersi se si vuole partecipare, in cui si parlerà proprio di Wikipedia. E fammi pensare cos'altro. Ne stiamo mettendo in piedi alcuni altri. Abbiamo chiesto anche alla rete di proporne altri. Non vogliamo esagerare per fare in modo che chiunque, non vogliamo che troppi eventi siano sovrapposti. Però l'anno scorso è andato molto bene e si rifarà quest'anno anche il Tweet Camp, che comprende una versione Twitter dei premi di Macchia Nera, dei Macchia Nera Blog Awards. Quindi loro autonomamente premiano il migliore Twitter dell'anno. Chiarissimo. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Volevo parlare un po' di Blog Nation. Sì. Qual è l'idea che c'era prima, che c'era alla base di questo progetto e che cosa è diventato poi di fatto? Guarda, Blog Nation è un esperimento. Era un voler provare quanto un sito potesse fare l'aggregatore di informazioni senza intervento umano, senza la mano umana. Quindi, a parte il fatto che ci sono tanti aggregatori e noi possiamo discutere ore sul fatto che siano utili o no, sul fatto che la gente li usi o no, quello era un esperimento, vedere se un programma, un algoritmo era in grado di pubblicare un sito, impaginare le notizie, dargli la loro importanza e tutto il resto, senza dover praticamente intervenire. Da questo punto di vista l'esperimento è riuscito, perché il sito è online da oltre un anno e mezzo, credo, senza grandi aggiornamenti umani, insomma, di sicuro nessuno interviene a mettere sottotitoli, a scegliere le foto o tutto il resto. Ovviamente questo tipo di impostazione ha i suoi limiti, perché non stiamo qui a dire che i giornalisti non servono, i giornalisti servono come? Gli aggregatori aggregano roba scritta dai giornalisti, non aggregano roba scritta dagli aggregatori, quindi il giornalista alla base ci vuole, o il giornalista, il blogger, insomma, qualcuno che vuole comunicare alla base ci deve essere sempre. E il fatto che non ci sia un tocco umano è un limite. E come ovviamente può essere un limite averlo il tocco umano per gli aggregatori che hanno troppa redazione e poca parte automatizzata, secondo me siamo sempre nel campo degli esperimenti. Non so quanto gli aggregatori oggi servano a internet. Io credo che la gente si affidi molto di più a Google, al motore di ricerca, rispetto ai periodi in cui dovevano esserci i portali, le directory, insomma, qualcuno che ti dicesse vai qua perché qua è bello. Forse quel ruolo dovrebbero prenderlo i giornali, credo. Però sperimentare è l'unico modo per capire di quanta automazione avremo bisogno in futuro e quanto si potrà utilizzare questo per il bene dell'informazione e non contro. Cioè, non dovremmo dire ah, che bello! Sai che c'è un giornale che si fa da solo, quindi possiamo mandare in cassa integrazione tutti i giornalisti? No, perché non è quello il motivo. La tecnologia, quella buona, dovrebbe servire a migliorarti la vita, o a migliorare la vita di altre persone, non migliorare la tua e peggiorare la loro, insomma. Chiaro, peraltro ho una domanda da farti, ma te la faccio dopo. Comunque, all'aumentare della quantità di informazione in questo caso, visto che il contenuto prodotto è veramente ingente, aumenta anche la necessità di filtrarlo e di riuscire a selezionare quello che è più rilevante. Sì, infatti il filtro è proprio la parte importante, cruciale di questo tipo di progetti. Non solo per filtrare parolacce e varie altre cose che ovviamente magari non si vogliono sul proprio sito, ma anche perché una vera ricerca semantica è, come dire, una bella scommessa. Pensate, non so, una notizia di Berlusconi. Un aggregatore può metterla in politica.
perché è un politico, può metterla nel gossip se parliamo di Arcore, delle feste, può metterla nello sport in quanto presidente del Milan, può metterla in intrattenimento, in quanto con questo non voglio per nulla dire che abbiamo un leggero conflitto di interesse in Italia, però in realtà c'è un problema per pesca e pesca, il frutto e l'attività del pescare, sono tanti esempi scemi che si possono fare e con cui gli aggregatori sono messi alla prova. Il filtro è la parte umana, cioè la parte in cui i programmatori intervengono e rendono la macchina un po' più intelligente. Il problema è quello un po', la macchina non sarà mai completamente intelligente, o perlomeno lo sarà, ma non so fra quanti anni, come dire, un palcoscenico che forse Asimov ha descritto. Però, ecco, lì è dove intervengono i programmatori e lì dove si vedono anche le pecche grosse, le vediamo anche nell'aggregatore migliore che c'è, che è Google News. Ogni tanto una notizia è completamente fuori dal contesto, è inevitabile che sia così. Esatto. Insomma, ci sono conflitti di interessi anche negli aggregatori, quindi. E io, guarda, più che altro è per gli aggregatori che non vorrei conflitto di interessi, non tanto per tutto il resto, cioè. E comunque un algoritmo che riesca a gestire i nostri conflitti di interessi è pura fantascienza, al di là proprio di Adams, proprio. Eh no, infatti te l'ho detto, il nostro algoritmo vuole le dimissioni dell'attuale Presidente del Consiglio, ma non per motivi politici, perché vuole fare meno lavoro, non altro. Chiaro, chiaro. A proposito di questo, ti volevo chiedere, visto che c'è questo conflitto di interessi, che hai citato, volevo chiederti cosa ne pensi appunto del giornalismo in Italia alla luce di questo conflitto di interessi. Allora, diciamo che in questo momento la carta non ci sta facendo una bella figura, la sta forse facendo più internet, anche se internet è più schierata e ripassa la coda del gatto, anche se qua veramente sembriamo gattini parte 2, anche se internet può sembrare più schierata, in realtà è su internet che sono successe cose tipo Wikileaks, di cui io parlo sempre bene perché più informazione gira e meglio è, ma questa è un'opinione mia non condivisa da tanti. La carta dovrebbe un po' prendere esempio. Il fatto che sulla rete chiunque può esprimersi, vuol dire, è vero che tante voci non vengono ascoltate perché sono in un mare di altre voci, ma che comunque quando c'è qualcuno che dice qualcosa di giusto o fa qualcosa di eclatante, ha una certa risonanza e forse il fatto che sulla rete le notizie stiano nascendo è un modo per far capire a quelli che hanno i giornali di carta che le notizie vanno non solo prese dall'estero e tradotte come spesso fanno i giornali italiani, ma vanno create. A parte il fatto, sì, concordo assolutamente, poi a parte il fatto che vadano create, vanno anche date le notizie. Create, verificate e esatto, poi pubblicate.